Ciao a tutti, ben ritrovati su Sunshine Money. Prima di iniziare volevo, mi raccomando, invitarvi ad iscrivervi al canale e ad attivare la campanellina, così da rimanere sempre aggiornati su tutto ciò che andrò a caricare nel canale. Volevo aprire una piccolissima parentesi, scusatemi, su Winzy. Se siete interessati a questo progetto e siete degli iscritti della mia rete, quindi magari vi siete iscritti tramite il mio ref link e avete bisogno di supporto, di ulteriori chiarimenti, oppure se avete depositato in Winzy e volete crescere, se ambite come me a una crescita, vi invito a contattarmi. In che modo? Se andate nella sezione team qui a sinistra, ok, qua vedrete il vostro sponsor, il vostro upliner, che appunto nel vostro caso, se vi siete iscritti tramite il mio ref link, dovrei essere io, quindi vedrete la mia immagine. Sotto c'è la voce contatti. Se ci cliccate sopra, vedrete oltre alla mia mail personale anche il mio numero di telefono. Potete assolutamente contattarmi se avete bisogno di me, se ripeto, se avete bisogno di supporto, di ulteriori chiarimenti, oppure se volete crescere come sto cercando di fare io. L'unica cortesia che vi chiedo, se avete intenzione di contattarmi telefonicamente, di farlo tramite WhatsApp. Potete lasciarmi un vocale, potete lasciarmi un messaggio e ne parliamo. Inoltre, vi invito assolutamente ad iscrivervi al canale Telegram di Winzy Italia. Ok, io vi lascerò come sempre tutti i link in descrizione, oppure andate su Telegram e cercate il canale Winzy Italia. In quel canale, appunto, c'è tutta la comunità Winzy italiana che vi può portare supporto se ne avete bisogno, vi porta, come dire, notizie fresche, curiosità, anteprime su Winzy. Quindi io vi invito ad iscrivervi al canale Winzy Italia e se avete bisogno di me a contattarmi nella modalità che vi ho appena detto. Detto ciò, chiudo la parentesi e vi porto l'argomento di oggi, ossia aggiornamenti su Bistack. Bistack è un exchange di cui vi avevo parlato un po' di tempo fa, praticamente è una filiale di Bittrex. Bittrex è uno dei più noti exchange a livello mondiale. Cosa ha fatto Bittrex? Ha aperto questa nuova filiale in Cina e all'inizio ai nuovi utenti dava in modo assolutamente gratuito, per il semplice fatto di iscriversi e di andare a verificare i propri dati tramite il Kick, un token gratuito, il BXB Candy. Poi questa offerta è terminata, per un po' di tempo non si è saputo null'altro. E dopo un po' l'exchange ha ripreso a muoversi annunciando che avrebbe appunto messo su il suo token ufficiale, ossia il BQQQ. Doveva anche esserci quindi lo swap, ossia il passaggio tra questi BXB Candy gratuiti col suo token ufficiale. Questo token ufficiale poi, per chi ne avrebbe avuto la necessità, sarebbe stato possibile trasformarlo in una cripto di proprio gradimento, ad esempio Bitcoin, Ethereum e così via. Lo swap è stato rimandato e ad oggi non è ancora possibile. Io sto seguendo ancora la situazione Bistack, quindi non vi preoccupate, vi aggiornerò quando ci saranno delle novità. Per ora non è ancora possibile fare questo passaggio. Infatti, ok, io adesso sono nella sezione wallet. Se vado a cercarmi i miei BXB Candy, eccoli qui, questi sono dei token che ho avuto gratuitamente. Come potete vedere, io non posso fare nulla, non posso né cliccare sulla voce deposita e né sulla voce withdraw, quindi non posso fare nulla. Stessa cosa se vado a cercare i BQQQ, non posso fare niente, quindi per ora, come dire, è tutto in attesa, aspettiamo delle news. Tra l'altro, anche se vado nella sezione My Account Candy, ok, come potete vedere io ho questa situazione, non so per quale motivo, non vedo più i
i miei Bixby Candy, non lo so perché, e poi qui ho questo tasto ancora oscurato, ok? Che mi dice "Coming soon, please stay tuned", ossia che arriveranno presto e di stare sintonizzati, quindi aspettiamo news da questo punto di vista. Volevo portarvi anche una bella novità su Beanstalk. Questo exchange ha sviluppato la propria app che mi risulta presente sia per Android che per iOS. Per dare più rilevanza a questa app, Beanstalk ha imbandito un airdrop, ecco qui la notizia. Quindi, per dare più rilevanza, dicevo, all'app, Beanstalk ha bandito questo airdrop che ci dà la possibilità di avere 700 BQQQ in modo assolutamente gratuito. Il valore di questi 700 BQQQQ mi risulta essere 7 dollari, ragazzi. Adesso io l'ho letto da qualche parte, ok, non trovo più dove l'ho letto, però fidatevi, ok. Quindi il valore di questi 700 BQQQQ si aggira intorno ai 7 dollari. Come si fa ad avere diritto a questo airdrop? Bisognerà innanzitutto avere, ok, un account verificato su Beanstalk, poi bisognerà scaricare l'app. Qui c'è la voce download app, qui c'è il codice tramite cui andarla a scaricare, oppure potrete tranquillamente andare a cercarla nel vostro store, che sia Android, che sia Apple, la scaricate. E adesso continuiamo. Cosa bisognerà fare? Bisognerà lasciare una recensione, ok, sul vostro store con le 5 stelle. Una volta fatto questo, dovrete fare lo screenshot, ok? Quindi per dimostrare di aver fatto tutto ciò, dovete fare lo screenshot della vostra recensione con le 5 stelline e mandare questo screenshot e andare a compilare il format che adesso vi faccio vedere. Quindi, ricapitolando, dovete avere un account verificato su Beanstalk, scaricare l'app relativa al vostro sistema, che sia Android o iOS, andare a lasciare una recensione sul vostro store, okay, che vi darà, come potete vedere, diritto a 300 BQQQQ, poi andare a lasciare anche le 5 stelle per la valutazione. Okay. Se queste valutazioni raggiungeranno, come dire, quota 1000, ci saranno accreditati altri 300 BQQQ che sommati ai primi 300 saranno 600. Se raggiungeranno quota 2000, ce ne daranno altri 400 che sommati ai primi 300 saranno 700, appunto, per appunto un totale massimo di 700 BQQQQ. Questi valgono 7 dollari. Poi dovete fare lo screenshot e andare a compilare questo modulo, eccolo qui. Qui inserirete il vostro nome e cognome che avete su Beanstalk, ovviamente, la vostra email di Beanstalk. Qui, se ho ben capito, correggetemi ragazzi se mi sbaglio, ok, qui bisognerà inserire l'indirizzo ERC20. L'indirizzo ERC20 mi risulta essere l'indirizzo di Ethereum. Ok, se sto dicendo una cavolata, per chi è più esperto di me, correggetemi. Comunque, questo indirizzo mi risulta essere l'indirizzo Ethereum. Tra l'altro, io se vado qui, come potete vedere, mi dice piattaforma Ethereum. Quindi io suppongo, ok, mi risulta essere Ethereum. ERC20 mi risulta essere Ethereum, quindi io ho fatto così, ok. Sono andato su Beanstalk, sezione wallet, Ethereum, ok, voce deposit, e qui vi compare il vostro indirizzo Ethereum. L'ho copiato e l'ho incollato, ok. Poi qui bisogna andare a caricare il proprio screenshot che vi dicevo prima, uno screenshot con la recensione e con le 5 stelline. Cliccare invia e
il sito dice di aspettare, di avere pazienza, di aspettare dai 14 ai 30 giorni. Se non mi sbaglio, dovremo essere selezionati, ok? Una volta, insomma, fatto tutto questo, dovremo ritrovarci i nostri 700 BQQQ nel nostro bistack, ragazzi. Non costa nulla, è tutto assolutamente gratuito, io ci ho provato. Tra l'altro, se siete interessati a questa cosa, dovrete anche affrettarvi perché scade il 16 giugno. Oggi è 14, quindi avete 2 giorni di tempo per fare il tutto. Questo è quanto. Spero di essere stato chiaro e andremo insieme a seguire tutte le news di Bistack. Ragazzi, vi faccio vedere anche l'app, che è questa. Purtroppo quest'app non è compatibile con il mio smartphone e io ho dovuto scaricarla sull'emulatore. Eccola qui. Come potete vedere, il mio account risulta verificato e l'app è questa qua. È anche carina, molto semplice. Ok, eccola qui. Ok, questa è l'app, ripeto, non è purtroppo compatibile col mio smartphone, io l'ho scaricata sul mio emulatore Android che vado a usare sul PC. Spero che per loro non ci siano problemi. Niente, ragazzi, questo è quanto, non vi costa nulla, assolutamente gratuito, io ci ho provato. Come sempre vi lascerò tutti i link necessari in descrizione. Quindi io in chiusura vi ringrazio per la visualizzazione, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Campanellina per rimanere sempre aggiornati su tutto ciò che andrò a caricare, like ai video che vi piacciono e vi ricordo che se volete sostenermi in modo assolutamente disinteressato potete farlo in futuro tramite il sistema di Brave. Brave, ricordo, è il browser legato alla CryptoBat che vi invito ad usare, vi accorgerete delle differenze con gli altri browser, ne ho parlato un po' di tempo fa. Questo browser svilupperà un sistema di pubblicità assolutamente gratuito che ci darà diritto a questi BAT. Per ora questo sistema non è ancora attivo in Italia, quindi ci aggiorneremo. Oppure tramite i wallet che trovate in descrizione. Io ve ne sarò assolutamente grato se lo farete. Comunque i miei contenuti rimarranno assolutamente gratuiti. Sono Stefano, vi ringrazio ancora per la visualizzazione, vi auguro buoni guadagni a tutti, ciao, al prossimo appuntamento.